Il romanzo di Giorgio Bassani vuole essere in primo luogo una rievocazione storica di un periodo profondamente tragico, non solo per gli ebrei, ma anche per la stessa Italia di Mussolini che sarà travolta dall'entrata in guerra del 1940. E attraverso il ricordo delle vicende sentimentali, l'autore esprime le proprie riflessioni amare e dolorose sulla comunità ebraica ferrarese dell'epoca, di cui l'autore è stato parte. In particolare, Giorgio Bassani sottolinea come non solo non esiste più la villa della benestante famiglia Finzi Contini, bombardata e diventata poi rifugio per gli sfollati, ma che le stesse piante del giardino sono state trasformate in legna da ardere. E sotto questa prospettiva, l'autore esprime la propria sfiducia nella storia che si manifesta come una forza bruta che distrugge e inghiotte tutto quanto trova davanti a sé. Possiamo dire che nel romanzo vi sia un doppio binario, il binario del presente, rappresentato dalla visita alla necropoli etrusca di Cerveteri, e quello del passato, riferito per analogia alla tomba mausoleo dei Finzi Contini a Ferrara. Tale tomba, che è il concreto simbolo della piena affermazione della famiglia, finalmente liberata grazie all'unità d'Italia dai secolari vincoli che hanno da sempre messo ai margini le comunità ebraiche, diventa il pretesto, l'occasione per fare un tuffo nel passato prossimo dello scrittore. E il racconto del giovane Giorgio, che si sta per laureare, è vissuto e analizzato sotto l'angolazione di chi vede infrangere i propri ideali e progetti per colpa degli adulti. Significativo è il dialogo tra Giorgio e il padre, dove il padre stesso, al precipitare degli eventi, ammette di aver preso, avendo sostenuto fin dal principio il fascismo, una colossale cantonata. Inoltre, le leggi razziali del 1938 rappresentano senza dubbio una ferita in quanto hanno distrutto una delle radici storiche di Ferrara, ossia la comunità ebraica. E non è un caso che l'autore, all'inizio del romanzo, sottolinei che il giardino dei Finzi Contini sorge lungo l'asse viario di corso Ercole d'Este, e che sia pertanto parte integrante della famosissima addizione Erculea, progettata dall'architetto rinascimentale Biagio Rossetti, secondo il disegno rinascimentale della città ideale. In secondo luogo, va osservato che il centro della narrazione è costituito dal rapporto sentimentale tra Giorgio e Micol sulla falsariga, secondo questo il critico letterario Francesco Bausi, della Vita Nova di Dante. Infatti, nel racconto vengono rievocati, come fa Dante, a distanza di 9 anni, i due momenti dell'incontro. Oltre a questo, il critico osserva come la figura di Micol possa essere paragonata a Beatrice, in quanto aiuta Giorgio a crescere interiormente. E come nella Divina Commedia a un certo punto Beatrice lascia Dante, così nel romanzo Micol decide di lasciare Giorgio ormai pronto a fare le sue scelte di vita. Infine, possiamo affermare che proprio la scrittura consente al protagonista che si laurea infatti in lettere, e quindi a Bassani, di riannodare il filo della memoria e di far rivivere un momento cruciale della sua vita, mettendo in luce le contraddizioni della società italiana dell'epoca, soffocata dalla propaganda della dittatura fascista. Significativo a questo proposito è il brano dove Giorgio ricorda amaramente l'umiliante cacciata dalla biblioteca comunale, di cui era stato assiduo frequentatore. Proprio qui si tocca con mano l'assurdità delle leggi razziali e il loro forte impatto sociale, in quanto il protagonista non era affatto un antifascista, anzi faceva parte del GUF, ossia dei gruppi universitari fascisti.